Ma ragazzi, non è un video calcistico, ma è un video se serio. Questa è un'azione sociale che io faccio senza fomentare odio, se senza soprattutto inventarmi delle cose, ma cioè, lì c'è poco da commentare. Co cosa vuoi commentare? Io mi metto a disposizione della famiglia per pagargli le cure, visto che il padre mi ha contattato per fargli aprire il canale. Io non sto scherzando, lo giuro sui miei figli. Io mi metto a disposizione per pagargli le cure. Ovviamente, metto la mia parte, siamo disposti a raccogliere dei soldi per farlo curare. Anche perché questa persona che non ha una vita, che vive ai margini, che non riesce ad accettare un fallimento, ma non riesce a fare nulla nella vita, finge continuamente di essere quello che non è. E questo è solo ed esclusivamente un modo per nascondere se stesso. Cioè, chi è in preda di angosce come lui cerca di sembrare felice. Cerca di far sembrare che sappia tutto, ma non sa nulla. Io, a differenza tua, caro Gobbo, perché te sei un tifoso della Juventus, non sei nemmeno un tifoso dell'Inter. A differenza tua, io ho una vita, ho una moglie, ho due figli. Non sono un fallito come te. Io non chiedo l'elemosina come te. Io non sono ridotto come te a chiedere l'elemosina. Io, a differenza tua, vado al lavoro. Io non chiedo i soldi come hai fatto te a delle persone e poi non restituisci, perché ho le prove di quello che dico. Per quello io, ragazzi, vi dico, non date soldi a quel personaggio, perché gli fate solo del male a dargli soldi. Quello deve andare a lavorare e si deve curare. Poi, a differenza tua, io ho una vita, ma su YouTube, con un video al giorno e due live al mese, ho fatto 7 milioni e 3 di visual. Te 7 milioni di visual nemmeno in 20 anni di YouTube le fai, perché fai schifo al cazzo. Te sei inascoltabile. Te sei solo uno sparaminchiate. Io aspetto ancora Turam, che era già nostro, a zero. Aspetto Guirassy. Aspetto Zigze che era fatta, il ritorno di Dybala, il ritorno di Icardi. Buongiorno. Chiudevi il canale. Te sei un piccolo me, te sei un uomo piccolo, sì, perché se tu fossi un uomo lo chiuderesti quel canale di merda, ma te sei un piccolo uomo, sì. Te sei un ometto piccolo perché purtroppo non riesci mai a fare il salto da bambino a uomo, e ripeto, io mi metto a disposizione della famiglia. Pa parlo al padre che mi ha contattato per fargli riaprire il canale. Ti rendi conto cosa sta dicendo questo? Ma soprattutto in quel canale va un pubblico ufficiale che mi ha contattato anche su Instagram. Quel pubblico ufficiale che si lamentava delle puttanate che diceva e poi ci è tornato su quel canale. Parlo a te che fai il pubblico ufficiale. Perché te non ti rendi conto di cosa fa questo qui. Io ho le prove di quello che dico, a differenza sua. Parlo a quel pubblico ufficiale che mi ha contattato su Instagram a dicembre, lamentandosi di tutte le puttanate, e poi li vedi che fanno i moderatori in quel canale di merda. Lo sai dove stai andando, su quale canale stai andando? Perché quello parla del nulla. Su questo canale non ci sono documenti, non è mai stato passato nessun documento su questo canale fino a prova contraria. Solo che quel poveraccio, quel fallito, è costretto a inventarsi le cose e a disattivare i commenti, quel fallito da quattro soldi. E lo chiamo così con tristezza. Perché io vorrei, mi farebbe piacere che tu riuscissi a fare qualcosa nella vita. Perché non bisogna abbattersi anche se si ha 40, 50 anni, 60 anni. C'è sempre tempo per poter fare qualcosa di buono nella vita. Io
io mi sono pentito di non averti chiuso quel canale di merda, perché avresti imparato molto. Devi ringraziare tuo padre, perché te sei un piccolo uomo di merda, e questa mi è uscita dalla bocca, e lo devo dire, perché fai amare a 40 anni i tuoi genitori per farti riaprire il canale, uomo di merda. Te sei un piccolo metto di merda, sì, e continui a aprire quella bocca piena di M, dicendo cose che te ti dovresti fare schifo da solo a 50 anni. Te sei la vergogna di YouTube. Te sei proprio la vergogna di YouTube. Quindi, se non arrivava quello lì, chiudevi il canale. Lo chiudi sto canale di merda oppure no? Ma sei da 10 anni su YouTube, io dico io, no? Sei da 10 anni. In 10 anni... Cioè, te che mi dici il mio canale fa 50 volte le visual sia nei video che nelle live rispetto a te, ma perché non sei inascoltabile, sei un povero analfabeta ignorante. Te e quell'altro lì che mi chiamava tutti i giorni quando veniva sul canale perché voleva venire in live, quell'ignorante si inventa le cose lì. Quello fa finta di conoscere gente, te le immagini, quello lì, ma chi deve conoscere quello lì, a parte la mamma e il padre quello lì? Chi vuoi conosca quello? Chi deve conoscere quello lì? Dio li fa e poi li accoppia, siete perfetti insieme. Ma ora hai esagerato, sei andato, tocchi anche, cioè te tocchi la gente della famiglia, non conosci nemmeno. Io l'ho conosciuto davvero tuo padre. E lo posso dimostrare che mi scriveva perché mi diceva che eri un ragazzo problematico, che il canale era tutto quello che avevi. E io lo posso dimostrare. È tutto qua. Mi hai fatto pena e ti ho riaperto il canale. Ma ho sbagliato. E spero che al minimo errore riesca ancora a chiuderti il canale. Fosse l'ultima cosa che faccio, al minimo errore che farai, non io, io sto avvertendo tutti di monitorarti, perché al minimo errore che farai ti verrà chiuso il canale, perché secondo me è l'unico modo per insegnarti a vivere senza violenza, perché io sono contro la violenza, senza fare burlare ma a te, visto che te nella vita c'hai solo un canale YouTube, appena farai un minimo errore farò di tutto, fosse l'ultima cosa che faccio, per chiuderti quel canale di merda. Ciao Inter.